Finalmente siamo ritornati nella serie delle storie. Allora, non vi raccontavo una storia da un sacco di tempo, ma proprio perché non avevo più storie da raccontare. Cioè, ragazzi, le avevo finite. Io ho vissuto 18-19 anni della mia vita, non 90, che ho 200 miliardi di storie che vi posso dire. Ok, ne ho tante, ne ho un po', faccio un sacco di cavolate, me ne sono successe tante, ma non così tante da andare avanti un anno a raccontarvelo, ok? Però, l'altro giorno stavo vedendo un video dei The Show e ho detto, cavolo, ma questa cosa è successa esattamente uguale anche a me, una roba molto simile. Raccontiamola. Quindi mi è rivenuta in mente la storia e ho quindi deciso di raccontarvela. Allora, partiamo dal presupposto che questa qui è una storia non recentissima, perché è tipo del 2021, del 2020, comunque di 3-4 anni fa, quindi non super recente, ma neanche super vecchia, di quando ero piccolo, no? Quindi, io mi ricordo bene che ho un problema. Cioè, prima l'avevo ancora di più, adesso ce l'ho un po' di meno, ma comunque io ho un problema, cioè il fatto che non ho vestiti. Vi spiego. Cioè, io, vedete, ora mi vedete che sono sempre vestito così, no? Con questa giacca, questa maglietta, eccetera, e va bene, perfetto. Ma perché nei video ho deciso di mettermi più o meno sempre così, ok? Però, in realtà, io anche nell'armadio adesso ho pochi vestiti, cioè avrò 5 magliette, 6 magliette, 7 magliette. Non pensate che ne abbia così tante, ok? Prima ancora meno. Ma non perché non avessi soldi o non sapessi dove comprarle, no? Ma proprio perché non avevo voglia di farlo. Cioè, avete presente le ragazze che fanno shopping compulsivo, che escono, boh, devo comprare questo, devo comprare quello, bah, bah, bah. Io no. Cioè, io se devo uscire per fare shopping, non esco. Cioè, non c'ho proprio voglia. E quindi ho detto, vabbè, sono costretto, nel senso che stava arrivando l'estate e io avevo 3 magliette in croce, non potevo mettere sempre le stesse. Quindi ho detto, dai, esco per una volta, vado a comprarmi qualche maglietta, ne compro 2 o 3, arrivo ad averne un po' di più e per ora almeno sto un minimo a posto, no? Va bene. Mi ricordo esattamente la scena, chiamo il mio amico, oh, vieni con me a Milano perché devo comprare delle magliette, non ho magliette, cioè sono disperato. Mi fa, ah, ok, va bene, allora andiamo a Milano. Io mi ricordo bene questa scena, che noi eravamo molto indecisi su dove andare. Alla fine, per non sapere né leggere né scrivere, andiamo alla Rinascente in Duomo, che è un posto dove vendono tutti vestiti carini, ok? Dipende, poi ci sono un sacco di marche, vestiti carini, dipende da quando vai. Però ho detto, vabbè, vado lì, che me frega, le prime 2 o 3 cose carine che vedo me le prendo e via, no? Perfetto. Cosa succede? Decido di andare appunto in questo posto. Vado lì, compro i miei vestiti senza problemi, tranquillamente, esco e il mio amico ai tempi non aveva la patente, neanche io, ovviamente, in realtà non ce l'ho anche adesso, cazzo. Vabbè, comunque, non avevamo la patente. E ho detto, vabbè, devo prendere il treno, vediamo a che ora parte il treno. Il treno praticamente partiva 45 minuti dopo. Quindi ho detto, non ha senso che andiamo ora, siamo lì mezz'ora come degli stupidi in stazione ad aspettare il treno, no? Andiamo a farci un aperitivo al volo, ci facciamo un aperitivo e il treno lo prendiamo dopo. Va bene. Andiamo praticamente, non so se avete presente com'è fatto il Duomo. C'è praticamente il McDonald's e poi a sinistra del McDonald's c'è una strada, ok, che ti porta verso il Castello Sforzesco. Noi prendiamo quella strada lì perché io sapevo che in fondo c'erano dei posti per fare aperitivo, no? Quindi mentre prendiamo questa strada, ad una certa vedo un signore sulla destra, ve lo descrivo proprio esattamente com'era, no? C'è questo signore tutto pelato, completamente pelato, aveva una goccia, me lo ricordo perfettamente, aveva una goccia qui e un altro segno nero di tatuaggio qui, sembrava appena uscito dal carcere, ok? Anzi, probabilmente era appena uscito dal carcere. Mi ricordo che io lo guardo, lui mi guarda e mi fa, vieni, 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 vieni qui, veloce, vieni, vieni, vieni. Dico, cosa succede, cosa succede? Vado lì un attimo avanti, mi avvicino, ma non troppo, ma mi avvicino, e mi tira fuori da questo, ricordatevi, mi tira fuori da questo sacchetto bianco, che più che un sacchetto era tipo un portafoglio grosso, tipo una sacoche, no? Avete presente quelle che usano in maranza? Ok, è uguale. Mi tira fuori questo iPhone completamente nuovo, un telefono, ok, un iPhone 11 se non mi sbaglio, era un iPhone 11. Me lo tira fuori e fa, ragazzi, lo volete? Lo volete? Ve lo vendo. Lì ci avviciniamo, chiediamo, ma perché vuoi vendere un iPhone, no? Perché lo vendi qui in mezzo alla strada? Mi fa, allora io praticamente, me lo ricordo bene cosa c'è. Io praticamente mi hanno sfrattato di casa, mi serve una casa, devo avere dei soldi immediati, non ho tempo di venderlo a tanto prezzo, eccetera. Quindi ve lo vendo a voi, mi date 400 euro, vi do il telefono e siamo a posto così. Io ovviamente avevo capito benissimo che quel telefono lì era stato rubato a qualcuno, no? E che era stato resettato. Il telefono era stato rubato, era stato resettato. Io immaginavo, lo sapevo. Però dentro di me ho detto, perfetto, tanto il tipo a cui hanno rubato il telefono non lo riprenderà mai più, tanto vale che gli do i soldi e me lo prendo io, no? Cioè, cosa me ne frega effettivamente, un telefono in più, tanto non è che se io non glielo compro lo ridanno al legittimo proprietario. A sto punto ne approfitto e lo compro io, no? Questo era il ragionamento che ho fatto. Il mio amico chiaramente era super d'accordo, dai, lo rivendiamo, ci facciamo qualche centinaia di euro, ci sta, no? Quindi questo era quello che volevamo fare, anche perché poi, se non mi sbaglio, a mia mamma serviva un telefono, perché lei aveva tipo il 7 o comunque vecchio. Quindi io faccio, dai, gli do questo qui, no? Questa era l'idea di base. Poi noi però pensiamo, non è che il telefono è finto? Non è che c'è qualcosa che non va? Cioè, mi sembra strano che comunque lo venda così poco. In realtà nuovo costa 1000, 1200 addirittura. Va bene, quindi cosa decidiamo di fare? Fermo, prima di continuare il video controlla di essere iscritto al canale, e se non lo sei,
fallo subito. Innanzitutto contrattiamo un attimo, da 400 lo portiamo a 200, me lo ricordo bene, lo portiamo a 200 euro. Poi volevamo essere sicuri che il telefono fosse effettivamente nuovo, quindi un telefono comunque nuovo, non un telefono finto, avete presente gli iPhone finti, magari era un finto fatto bene. Quindi diciamo a questo tipo, me lo ricordo che era in bicicletta, di andare alla Apple, ok? Questo qui in bicicletta sale sopra la bicicletta, fa: dai ragazzi, non è un problema, tranquilli, non è un problema, venite, andiamo all'Apple, lo controllate, vedete che tutto il telefono è a posto, e dopo che siete sicuri che è un telefono originale eccetera, ve lo posso vendere. Perfetto, sembrava andare tutto liscio. Lui ogni volta che cosa faceva? Praticamente prendeva questo telefono, lo rimetteva dentro questa specie di borsello che aveva, ok? E ce lo dava. Perfetto. Noi tenevamo il telefono in mano, l'abbiamo provato ad accendere, eccetera. Era proprio nella home iniziale, con scritto la scritta hello, ok? Come se fosse proprio il telefono nuovo, comunque formattato. Lo portiamo lì all'Apple, lo guardano un secondo i tipi, fanno: sì sì, è un telefono originale, perfetto, ma a cosa vi serve? Comunque ci ha chiesto una roba, a cosa vi servisse? Diciamo: no no, tranquilli, volevamo essere sicuri che fosse un telefono vero. Boh, perfetto. Usciamo, diciamo al tipo: ok, è un telefono vero. Lui riprende questo telefono, lo rimette dentro questa specie di sacchetto di borsello che aveva, ok? E lì finisce il tutto, no? Ora ci dice: ragazzi, i soldi io faccio, va bene. Il mio amico aveva 100 euro in contanti, ci aveva chiesto, se non mi sbaglio, 220 euro, ok? Io invece non avevo i soldi, quindi vado a prelevare. E intanto rimane il mio amico da solo con questo tipo col telefono, ok? Rimane il mio amico da solo. Cosa succede? Io torno, dico al mio amico, gli dico: hai il telefono. Lui mi fa vedere questo cazzo di borsello, ok? Piccolo, un borsellino piccolo, tipo così, con dentro il telefono. Faccio: ok, perfetto. Do i soldi al tipo. Il tipo ci fa: ragazzi, mi raccomando, se arriva la polizia roba, dite che fate finta di non aver niente, andate via. Va bene, tanto dove andare a prendere il treno, va bene. Allora questo qui prende la bici, prende la sua bella bici e se ne va via con questi soldi, no? Allora noi cosa facciamo? Faccio per, appunto, aprire il telefono e prenderlo, no? Da questo borsellino piccolo, da questo borsello. La cerniera era incastrata. La cerniera è incastrata, ma che siamo lì un'ora per cercare di scastrare la cerniera, no? Riusciamo a sistemare la cerniera, apriamo e c'è un pezzo di metallo grosso così, del peso uguale, della forma uguale dell'iPhone. Vi giuro, lo vedo, rimango a bocca aperta, dico: non ci credo, ci hanno fregato. Io mi incazzo un botto col mio amico, ovviamente, perché lui non aveva controllato bene che il telefono fosse giusto, ma probabilmente ci sarei cascato anche io. E allora cosa succede? Ragione, dico: ah, ecco perché praticamente lui cosa aveva fatto questo qui, no? Lui aveva praticamente due borselli uguali. Uno in tasca e uno, quello con effettivamente dentro il telefono, identici. Sarà che ha scambiato il borsello mentre facevano lo scambio con i soldi. L'ha scambiato, gli ha dato il mio amico quello con dentro il pezzo di metallo, ok? E a quello con dentro il pezzo di metallo ha fatto qualcosa alla cerniera per far sì che non si riuscisse ad aprire, in modo che lui avesse il tempo di scappare. Ed era esattamente quello che poi effettivamente era successo, no? Quindi io, completamente a bocca aperta, dico: cazzo, ho rubato il telefono. Ci mettiamo a correre nella direzione dove era andato lui in bici. Lui sicuramente, raga, in un modo o nell'altro era riuscito a fregarci, ok? Perché mentre io prelevavo, appunto, aveva fatto lo scambio del telefono con il mio amico e dopo tutto quello che era successo era preso ed era scappato via immediatamente in bici, mentre noi cercavamo con dei papelli di cercare di aprire la cerniera, no? Questo era quello che era successo. Ci mettiamo a correre, lo iniziamo ad inseguire. Dov'è? Pensiamo: ok, lui sicuramente se ne sta andando via, quindi andiamo in stazione dove dovevamo andare noi. Corriamo, prendiamo i monopattini elettrici e corriamo immediatamente verso la stazione, più veloce potevamo, per vedere se riuscivamo a trovare questo stronzo che ci aveva rubato tutto, no? Io mi ricordo una scena incredibile: i carabinieri di Cadorna ci vedono che noi corriamo velocissimo dentro, tutti incazzati, ci fermano, ci bloccano, gli raccontiamo quello che è successo, ci dicono: ragazzi, succede a molte persone questa cosa qui, state attenti perché lo fanno spesso, ok? È gente pericolosa, non state a ricercare il telefono, perdete i soldi e via. Questo era quello che ci avevano detto loro, no? Va bene, perfetto. Noi non ci volevamo dare per vinti, quindi cosa decidiamo di fare? Anche se sapevamo che non aveva senso, decidiamo di andare dai carabinieri. Quindi facciamo un altro giro enorme, lunghissimo, arriviamo fino alla stazione dei carabinieri, ok? Ho deciso con il mio amico di far entrare soltanto lui, perché era quello maggiorenne, io ero minorenne ai tempi, non volevo andare nei carabinieri. Quindi, dato che io ero minorenne, decido di far entrare soltanto il mio amico. Il mio amico entra, io sto fuori mezz'ora fuori dalla stazione dei carabinieri, così come un babbero, aspettare di capire cosa gli dicesse il carabiniere, no? Il carabiniere esce e il mio amico esce e mi fa: guarda che non possiamo fare nulla. Faccio: ma come non possiamo fare nulla? I carabinieri hanno detto che se voi fate una denuncia del genere, per una cosa del genere, automaticamente poi potreste essere denunciati perché avete comprato, cioè volevate comunque comprare un telefono rubato, perché voi comunque lo sapevate che era un telefono rubato, quindi volete comprare un telefono rubato, che è un reato. Io ero piccolo, non sapevo che fosse un reato fare una roba del genere, immaginavo magari, ma cioè non me ne rendevo conto, no?
E quindi nulla ci fa, ragazzi. Guardate che vi hanno rubato il telefono, vi hanno appunto fregato. Ma voi non potete né fare denunce, perché non potete fare nessun tipo di denunce per una roba del genere, perché appunto è un reato a prescindere. Cioè, è come se voi, vi faccio un esempio subito, no? È come se voi volete comprare, che ne so, della droga, ok? Date i soldi al tipo, il tipo non vi dà la droga e se ne va via. Non è che potete andarlo a denunciare, perché ovviamente quello che già stavate facendo voi era illegale. Qui è esattamente la stessa identica cosa. Noi non potevamo fare nulla. Quindi a quel punto cosa decidiamo di fare? Ok, decidiamo, proviamo l'ultima speranza. Ignoriamo completamente quello che ci avevano detto i carabinieri. Eravamo io e il mio amico, io vado a centrale e il mio amico va in Cadorna, ok, per vedere se beccavamo questo tipo. Per appunto chiamare i carabinieri e dirgli che ci aveva rubato i soldi, per vedere se magari succedeva qualcosa. Non lo so, raga, eravamo disperati, ok? Ma non tanto per i 200 euro che avevamo mandato, che vabbè, ma proprio per quello che era successo, per il gesto, no? Andiamo in stazione, ci continuiamo a chiamare. L'hai visto? Non l'hai visto? Dico, io non lo vedo. Scomparso completamente. Scomparso completamente. Non sapevamo dove fosse, veramente. A quel punto cosa succede? Notiamo che sulla cosa di ferro che ci aveva dato al posto del telefono c'era una marca, ok? E vediamo che questa qui era praticamente un'azienda che vendeva robe di ferro siciliana. Quindi abbiamo detto, ok, questo qui già aveva l'accento particolare, questo qui è un siciliano che va in giro nelle città a truffare, a far roba, eccetera, e comprerà un sacco di queste cose qui, va in giro a truffare la gente e poi torna in Sicilia dove abita lui. Questo era quello che è successo. Quindi non ci hanno fatto il pacco napoletano, ma ci hanno fatto il pacco siciliano. Questo è quello che è successo. Quindi il tipo chiaramente mai più visto in vita mia a Milano, non l'ho mai più rivisto, e nulla, ci aveva fregato per bene. Questo è quello che è successo. Quindi se dovessero offrirvi un telefono per pochi soldi in mezzo alla strada, anche in Duomo, non prendetelo, perché è una truffa. E iscrivetevi al canale. Bella raga.